Ciao ragazzi! Allora siamo nel backstage, anzi nella loro gigante sala prova del Teatro Nazionale di Milano e quello che vedete è il cast di Sister Act! Ciao ragazzi! Ma quanto siete belli! C'è ancora un po' di Natale, vedo, perché è tanto rosso, tanto... Sì. Allora facciamo una cosa, facciamo una bella carrellata dei nomi così chi non vi conosce vi conosce. Dai, parto da qua. Allora, ciao. Melania Maggiore. Vuoi dire cosa fai? Sì, sono prostituta, poi suora. No, no. Allora, aspetta, ragazzi. Allora, adesso io non vorrei dire, ma partire proprio così, facciamo finta di niente. Ciao, ricominciamo, va bene? Ok, ok. Partiamo da qui, ciao! Ciao! Allora, faccio, io sono una delle suore, però ci arrivo dopo un po' di tempo, parto da purtroppo il mestiere più... Vabbè, adesso però non è che mi devi raccontare la storia della... Sono una prostituta e poi okay. Una barista e poi una suora. Va bene, ok. Ciao, io mi chiamo Giuseppe Verzico, sono un pappone. Anche tu però, ok. No, sono Curtis Jackson. Ok. Francesca Taverni, madre superiora, facile. Brava. Lucrezia Zoroddu, sono suor Maria Teresa. Sei sicura? Sì. Elisabella, Elisa nome, bella cognome. Perché lo devi... Allora, perché potrebbe essere un soprannome quello che intendi? Mi chiamano Elisabella tutto unito. Che bella Elisabella. Elisabella, sì. Elisabella, sì. Esatto. Ensemble cover suor Maria Roberta. Okay. Ciao. Marila Targia, suor Maria Patrizia. Io una Iaccino, prima scena la prostituta e poi adesso sembra la parola tabù da non dire. Roberto Tarsi, Eddie Umidino. Gian Andreotti, suor Maria Roberta e poi prostituta forse. Cioè qua scattano i forse, va benissimo, ok. Renato Gnocchi, swing e capoballetto. Gloria Enci, Dolores Van Cartier. E poi dopo veniamo a te, e va bene. Ciao, io sono Giorgia Visca e sono Swing on Stage. Paola Pareri. Paola Pareri, Ensemble Alternate Dolores Van Cartier. Matteo Portieri, faccio parte dell'Ensemble maschile. Gianmarco Grasso, Ensemble. Francesco Marino, Ensemble. Ci siamo messi in fila. Ma che bravi, coordinati. Sì, ciao. Allora, noi siamo una persona unica. Ah, ok, scusate, ok. Massimiliano, Salvatore, Gioacchino e siamo. E siamo i Gaglioni. Ok. Vannatino, Ensemble e Michelle. Io sono Serena Olmi, sono Tina e sono Maria Valeriana. Io Massimo Cimaglia e Monsignor Poala. Per concludere, Floriana Monici, suor Maria Lazzara, forse ex prostituta. E questo è il fantastico cast di Sister Act, fantastici. Però, ragazzi, io vorrei conoscere un po' meglio questa protagonista. Ciao, allora! Tra l'altro posso dire, cioè, ma nessuna responsabilità, tra l'altro, no? Cioè, visto che... Vero, assolutamente nessuna. No, responsabilità... No, in realtà con un cast così sono assolutamente aiutata tutti i giorni, per cui sono molto molto contenta di lavorare con tutte queste belle persone. Tra l'altro noi ci stiamo vedendo oggi, ma siete in scena ormai da parecchio. Quando è che avete iniziato? Guarda come lo... cioè, guardate la Taverni con che faccia lo dice. Cioè, non so dove sono. Okay. Siamo arrivati in fondo perché tra pochissimi giorni questo tour de force di Sister Act a Milano è quasi finito. E quindi sold out, vorrei dire. Esatto, ma diciamo! Sold out, quindi siamo eleganti, non lo scriviamo, ma lo diciamo. Ma diciamolo invece, va detto quando il teatro è pieno, che è bello quando il teatro è pieno. Allora, di solito, se si fanno le interviste prima che inizi lo spettacolo, si chiede come andrà, come ti aspetti. Invece io vi chiedo, ma com'è andata? Dai, chi vuole raccontarmi qualcosa di come ha vissuto... Gea, vieni qua, Gea, dai su, dai, Gea, che... Dai, come è andata? È andata bene, allora, vocalmente una tragedia questo spettacolo. Ma come? Beh, è bello tosto, però ce l'abbiamo fatta, nonostante tutto, nonostante malanni, cose, cover, mille cover in scena, ce l'abbiamo fatta. Meno 6. Come, scusa? Meno 6 è la parola d'ordine. Meno 6. Ah, ok. E
bene, ci siamo divertiti molto, direi. È uno spettacolo che fa piangere, ma fa anche molto ridere. Ok. E quindi, dai. Scusate, io mi posso permettere di invitare nell'intervista una persona? Vero? Vero? È vero, vieni qua. Altea Russo. Allora, tanto visto che non tagliamo nulla, vi posso svelare una frase che l'Altea ha detto prima, visto che si sa, the show must go on, e può capitare che a volte dei ruoli devono essere rimpiazzati, influenze, malattie. Giustamente Altea mi diceva che praticamente in sti mesi ha fatto tutti i tipi di suore. Sì, sì, tutti. Cioè, infatti a un certo punto l'ho sentita dire, le suore le faccio tutte, anche il chirichetto no, però. Quindi immagino difficoltà tante in questi mesi. Dai, chi mi racconta qualcos'altro? Ma io non posso essere lasciato, credo che sia meglio lei lo spirito guerriero che entro in luce, fai sentire. Dai, fammi sentire questo spirito. Io l'unica cosa che posso dire è che sono ormai onorato di essere da 4 mesi in mezzo a queste fantastiche persone, che stiamo arrivando alla fine, è stata la mia prima esperienza professionale sostanzialmente. Guarda, fai piangere Vanna, per quello è più vicino, però i capelli sfatte, quindi ma poi noi siamo contenti che anche la dai settima. Fammi la lacrima. Dai, fammi la lacrima, che fa audience, lacrima fa audience. Dato, adesso già dato, ah, già dato, ok sì. Mannaggia, sì. Ok, allora all'otto è tutto un piangere, ah sì, e a parte io che sono il Grinch, lo sanno, ma è tutto un piangere. Io l'otto sarò l'unica che mi seccherò, che piangono. Allora, visto che siamo alla fine, io lascerei un commento su questa esperienza alla nostra protagonista. Come è andata a interpretare questo ruolo così importante per tutti questi mesi? Allora, devo dire questo, prima di parlare del mio ruolo, devo dire che questo musical è magico perché un po' dalle risposte che riceviamo dal pubblico, ma soprattutto si rispecchia questo nella sinergia che c'è fra di noi, parla di valori talmente alti, di cose talmente buone, che penso abbia tirato fuori il buono che c'è in ognuno di noi. E cioè, tu prima eri una persona orribile, con questo musical sei diventata buona. No, però è assolutamente vero che ti obbliga a tirare fuori tutto quello che c'è di buono, perché sennò non riusciremo a interpretare delle suore che si aprono comunque al mondo. Io che insomma cerco di, cioè, che capisco finalmente che le cose importanti non sono la fama piuttosto che, e quindi devo dire la verità, questo spettacolo per me è stato magico, e quando dico che sono stata fortunata lo dico con tutto il cuore. Per quanto invece riguarda il personaggio, beh, Deloris è tutta pepe, quindi... E quanto so, te l'hanno fatta tutti sta domanda, perdonami, ci sta, fai finta, aiuto, ma quanto, una domanda guarda che nessuno ti ha fatto, ma quanto ti sei ispirata al personaggio del film? Beh, ispirata tanto, perché voglio dire, il personaggio di Deloris è Whoopi Goldberg ormai, però sicuramente quello che ho cercato di non fare è imitarla e quindi copiare paro paro quello che fa. Ci ho messo del mio, spero che sia piaciuto, e insomma quello che faccio ogni giorno è cercare di dare il meglio. Fantastico. Ragazzi, prima di salutarvi vi volevo coinvolgere in una piccola cosa. Allora, non so se lo sapete, io sono 16 anni che organizzo un evento che si chiama Musical Day, non so se lo conoscete. Sì. Ok. Tra l'altro aggiungerei, c'è della gente che è stata premiata sul palco, una persona a caso che è stata premiata su questo palco, così, no? Beh, ma sì, ma me! Ma fra! Ero di là! Ma fammi arrivare! Stavo arrivando di... Ma va che è permalosa! Un attimo, passare dalla fama al niente così. Ma va che è permalosa! Stavo facendo la carrellata. Abbiamo una, due e tre. Vedi? E pure lei! Ma che le ve? Ma guarda. Allora, però quest'anno, il 14 e il 15 gennaio, vai in scena la 16ª edizione. E tra di voi c'è una persona che verrà premiata quest'anno. Grazie. No, allora. Allora. Questa
questa persona non lo sa, se no che gusto c'è, scusate, lo capite, no? Ok, ok. Allora, facciamo che facciamo un po', che ve lo dico, e per favore, anche se non ve ne frega niente, fate un applauso. Ok, allora, Musical Day, premio speciale al miglior performance. Cosa c'è? Premio al miglior performer. È Verzico, se mi fai finire. Allora, no, performer in generale, dai, su. Quindi, Musical Day 2023 dà il riconoscimento speciale miglior performer musical, Musical Day, appunto, a Giuseppe Verzico. Cioè, quindi fatemi capire, il premio Musical Day, senza che io lo sapessi, è diventato un premio all'anzianità, non era questo, eh? È un premio alla stagione. Io volevo ringraziare la mamma, volevo ringraziare chi mi ha nominato per questo premio, totalmente inaspettato, come state vedendo. No, io avevo dei ganci, perché il problema era capire i tuoi mille impegni. Mi sono sposato in realtà, è per questo. È il mio gancio. Il matrimonio? No, la persona che hai sposato era il mio gancio, che tu non lo sai. Io non so niente. Esatto, stasera te lo dice. Vabbè, ok. Stasera me lo dice. Stasera no, te lo io dice. Ringrazio tutti quelli che guarderanno questo video, tutti i followers, si dice. Bravo. Del canale, e chi organizzi questa. Niente, ti volevo dire che ti hanno appena dato del boomer. Cioè. Ma sì. Allora, dobbiamo dire questa cosa. Questo è un cast molto divertente. Noi ci divertiamo molto. Parecchio, poi. Prendiamo parecchio in giro, ed è per questo che siamo ancora tutti vivi. Perché altrimenti, credimi che non ci prendiamo totalmente. Ok. Comunque, noi ci vediamo il 14 di gennaio. È per forza, è certo, adesso te l'ho detto, però devi venire a prenderlo. Che giorno è? Quindi, no, ma sei già libero, lo so, ho controllato l'agenda, sei libero. Tu devi venire perché ci siamo già organizzati. Ma per caso è a febbraio? No, è a gennaio, non sai niente. Quindi, quello del matrimonio, vengo. Riciclo. Quindi Giuseppe, ci vediamo al Musical Day per ritirare ufficialmente il tuo riconoscimento speciale miglior performer musical. Allora, detto questo, io chiudo perché vi dovete preparare. Vorrei dire venite a vedere lo spettacolo, ma siete in sold out, tra poco finisce. Allora, mettiamola così: se in caso fossero avanzati dei biglietti, venite qui al Teatro Nazionale, che tra pochissimi giorni finisce questa occasione, a vedere questo favoloso cast. Scusami, posso dire una cosa che è veramente utile per voi? No, serio, siccome noi stiamo dicendo che è sold out, però ci sono alcune persone che all'ultimo momento magari disdicono i biglietti, ecco, per degli impegni. Anche tra di noi è capitato che alcune persone magari chiamano o dicono non posso venire, ho l'influenza, questo o quest'altro, quindi all'ultimo momento si liberano magari dei posti, quindi se volete vedere davvero lo spettacolo, date un colpo di telefono alla biglietteria, i dati li trovate su internet. Madonna. E cercate di trovare Verzico, sei fantastico, cioè. No, lo dico perché a volte la menzione speciale anche come amministratore compagnia. Quindi detto questo, fino al ciliegina sulla torta. Vai, dammi la ciliegina sulla torta. Non ho capito come mai non abbia vinto io. Vabbè, questo, a capire la mafia che c'è dietro questo premio, i soldi corrotti. Una volta poi quando capiremo questo. Va bene. Allora, tornando seri, credo che, perché mi sembra non sia stata menzionata. Credo che un ringraziamento a Chiara Noschese. Ma esatto, ma vogliamo fare un applauso alla regista? E alle coreografie. Allora, l'assente che pensavo ci fosse, facciamo un applauso anche alle coreografie di Nadia Scherani, che pensavo oggi ci fosse. A questo punto faccio anche io. Anche al maestro Calandrini e a Stage Entertainment, che ha permesso ancora una volta di far tornare questo titolo in Italia, e noi siamo tanto contenti che sia accaduto. Mi sembra giusto. Perfetto. Detto
tutto ciò, ultimi biglietti fino all'8 di gennaio qui al Teatro Nazionale di Milano. Vi aspetta Sister Act, il musical.